like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, the devil will take their heads. Creiamo un salvataggio a parte per Twitch. Ok. Questa sarà una live breve, una live molto veloce, anche perché verso le 4:30 qualcosa devo andarmene, quindi giusto per streamare un po' qualcosa di nuovo. Qualche volta farò poi una live lunga su Cuphead, vedrò di fare qualche speedrun, casomai. Questo non l'ho mai streamato. Non l'ho mai streamato perché in pratica non l'avevo ancora. Here's a real high class belt. It's on. Una prova. Difficoltando un po' competere con quella di Rayman. Rayman è il platform più difficile che esista. Ho mancato lo slap. E Remy. Ok, adesso la corda gigante. Da un po' che non ci gioco, sono un po'... Devo recuperare un po' i tasti. Ok, allora con quadrato spara. E con R1 si può mirare. A posto. Bellissimo comunque come gioco, nonostante stia giocando in 4K, non è un gioco per niente pesante, è usato benissimo. Il livello dei vegetariani questo. Una cosa che non ho capito di questo gioco è per quale motivo non abbiano messo delle barre della vita ai boss. Sarebbe alla perfezione. Ok, questa volta... seriamente. Che sparmi colpi grossi per la carota. Non è una speedrun, ma è una sorta di prova per la speedrun alla fine.
mancato. Ed è possibilissimo battere questi boss in regular, anche in difficoltà master volendo, senza subire neanche un danno. Non ho fatto neanche un parry perché, ripeto, non mi andava. Però sì, vabbè, è bellissimo. Inoltre, per ottenere i contratti bisogna per forza battere i boss a difficoltà regular. Un altro motivo per cui conviene farli in regular. Per questi aspetto il power up. Ok, questo è il livello normale adesso. Ah già, dimenticavo che possono colpirmi anche attraverso i pavimenti. Questa moneta di qui, la primissima volta che ho giocato Cuphead, non riuscivo a capire come si ottenesse, perché ancora non sapevo dei parry di poter fare i doppi salti sui bullet e sulle robe fucsia. Questo di qua non sapevo farlo all'inizio, la prima volta che ci ho giocato, e di conseguenza non ho mai preso quella moneta nella mia prima run. Sono sempre in difficoltà regular comunque. Questi funghi mi ricordano molto MapleStory, veramente. E questi affarini blu che corrono a terra mi ricordano tantissimo quei fastidiosissimi loom neri di Rayman 1. Quanto li odio quelli. Diciamo che questo è un tentativo fallito di cercare di creare un platform che possa competere con Rayman. Ma per me Rayman rimane il platform più difficile in assoluto. Non merita di essere considerato un successore di Rayman. Cuphead, secondo me, è molto più difficile. Rayman, il mondo della musica, il mondo della montagna, sono orrendi ricordi. È stato uno dei
platform DOS più difficile che abbiamo giocato. Quindi. Dai, però perché fa questo ringuro fastidioso? Ok, dai. Passiamo a concentrazione adesso. E vediamo di farlo seriamente. Qualche volta dovrei streamare anche Jack Rabbit, il primo per DOS. Quello è anche un platform difficile. Non a livello di Rayman, però è comunque abbastanza difficile. Massima attenzione qui, perché dopo un po' si rialzano. E come si può vedere, è possibilissimo finire i livelli senza subire nessun danno. Quindi 5 gold posso comprare qualcosa da Porkrins. Welcome. Equipaggiamolo. La tomba è stata pure un altro di quei livelli che nella primissima partita che ho fatto a Cuphead non riuscivo a capire cosa dovessi fare. Io sparavo ai spettri senza ovviamente fargli nulla, e non riuscivo a capire cosa dovessi fare, sempre perché non sapevo dei parry, o meglio non sapevo come si facessero. Poi ho scoperto questa cosa e adesso sono diventati semplicissimi anche questi. Dovrebbe essere 25. Mancato. Dovrei vedere il super adesso, il primo super, se mi ricordo bene. Ecco qua il primo super. Possiamo andare. Devo fare quest'altro boss. Adesso che ho la smoke bomb, è più semplice da fare questo.
Dimentico sempre che è molto più grosso della prima forma e devo usare la smocca soltanto quando ci passo sotto. Ok, ho il super pronto. Terza forma. Qui lo subisco sempre, come lo subivo sempre dagli scheletri di Isaac le prime volte. Meno male che è un record, B meno. Super dell'aereo. Questo qui è uno dei boss che ho odiato tantissimo. Spero che capissi come va fatto effettivamente. Nella forma di pecora non mi può colpire mai negli angoli, e questo non lo sapevo all'inizio. Però col tornado può colpire negli angoli. A brawl is surely brewing. And begin! Who
Insomma, la seconda forma di Pinocchio è sempre... sempre la pecora. Pinocchio di Rigilio. Poi delle lettere dovrebbero farmi male. Che cazzo andando dove fai una risatina, me l'ho spiegata. Non riesco a capire, veramente. Spiegatemi che razza di danno dovrebbe fare una risatina. Ah. Oh, perfetto. Bello che la forma finale l'ho abbattuta al primo tentativo e senza subire neanche un danno. Soltanto nella forma finale. Oh. Più grandioso. Ha più su Pinocchio. Treetop Trouble, il livello quello delle api. Qua c'è anche Woody Woodpecker. Woody Woodpecker? Non sto scherzando. È veramente Woody Woodpecker quello. Lo fa un pari. Ah, è vero, mi è scordato che io avevo... che avessi la smoke bomb. Mi ero scordato della smoke bomb. E qua per un parry. Posso passare dietro a Woody con la smoke bomb. Vabbè. Now go. Ok. Ecco, così evitando le coccinelle possibilmente. Torna qua, devo raccogliere la moneta.
infatti me ne serve una rosa per Fuxa, per che colore è? Per la moneta. Avanti, dai. Dove sono quelle fucsia? Perfetto. Portiamola di là. No, dai! Non puoi atterrare direttamente su una di loro. Non puoi. Avanti, mi serve una fucsia per la moneta. No, è caduta. Ok, torniamo più indietro. Vabbè, respawnano. Allora, come dovrei prendere quella moneta? Come si prende quella moneta? Oh, non me la ricordo questa. Vabbè, dai. Forse... cercando di riuscire a portarmi una di quelle fucsia dove c'è la moneta e facendo un parry. Allora forse, dico forse, potrei prendere la moneta così. Ma prima devo riuscire a portarmene una lì, in questa zona. Oh, perfetto, perfetto. No, dai, ce l'ho quasi. Ok, mi suicido per raccoglierli. Allora, ce l'ho quasi. Ho capito come si prende quella moneta. Non è intuitivo, però è possibile prenderla. Avanti. Oh, e vai, perfetto. Parry performance. Ho anche preso un achievement con quella moneta. Direi che l'achievement per quella moneta ci sta. Visto quanto è difficile da prendere. Non è intuitiva quella, non è intuitiva. Poi c'è un'altra anche per dire. Tanto mi droppa gli FPS a 45. Poi per la maggior parte sta a 60 senza nessun problema. E adesso un giochino 2D, dai. Cosa potrebbe mai occupare di memoria un giochino 2D? Prendere quella moneta che c'è lì a destra. Ok, ho il super quasi pronto. Piattaforma. Now go. Ci vorrebbero dei checkpoint in questi livelli. Beh, non sono livelli lunghissimi, comunque dei checkpoint non guasterebbero mica, eh. Nasone. Anche tu nasone. Ok. Ho
Ok, questi si chiamano ufficialmente tronchetti nasoni da adesso. Vedi, questo è muore. Doveva frizzarmi il controllo proprio mentre c'era la Vespa, eh. Cerchiamo di fare meno schifo per la speedrun comunque. Ok, vediamo di non mancare la piattaforma stavolta, possibilmente. Ma che cavolo! Oh, ok. Pensavo che fosse insta-kill cadere là sotto. Salvato proprio in estremo. Ma dovrebbe esserci la Vespa gigante. What the fuck? Non dovrebbe esserci il mini boss, la Vespa gigante lì sotto. Non è spawnata. Non è spawnato il mini boss. Dai. Che cazzata. I drop di FPS ovviamente proprio nei momenti peggiori. Spero che stavolta spawni il mini boss. Non ho voglia di rifare il pezzo dei tronchetti come prima. Lo faccio in stile speedrun. Vorrei prendere la moneta. Ogni volta che manco questa moneta devo suicidarmi per forza apposta per poter rispawnare di nuovo quella coccinella fucsia. Male questo pezzo, bisogna per forza suicidarsi per... Ok, vediamo stavolta di riuscire. E dai, ok, prendiamo piattaforma qua sopra. Ok, adesso... Dai, ma che palle sta Vespa. Un attimo, chiudo la porta. Ok. Allora, vediamo di fare con calma la parte della moneta, perché è la parte più fastidiosa di questo livello. Poi una volta superato quel pezzo si riesce a fare meglio. Ok. È fatto male questo pezzo di livello, perché quella roba fucsia spona soltanto una volta. Quantomeno bisognava farlo che tornando indietro magari rispawnasse. Invece no, spona una volta sola. Non è come questi qua che sono infiniti. Cosa ci fa quella Vespa là sotto? Ok, ho trovato una nuova tecnica. Nuova tecnica. E vai, nessun danno. Sono ancora col massimo della salute.
Ancora per poco, forse. Ok, speriamo che stavolta spawni il mini boss, perché poco fa non ho capito cosa sia successo, ma non era spawnato il boss. Avanti. Oh, ecco. Ecco. Non era spawnato prima. Voleva. Tutto il problema perché nel primo tentativo non è spawnato il mini boss. Grado B meno, nuovo record comunque. Vediamo di fare adesso il boss di Street Fighter. Boss Street Fighter. Questa forma tipo Soft Machine non me la ricordavo. Questa forma non me la ricordavo. Azz. Good day for us. Well done. And begin. Sì, ma la slot machine non me la ricordavo per niente. Avanti, dai. Ok, ho capito com'è. Dove sono le fiamme? Ok, ho capito. Dove sono le fiamme fa il laser, dove invece c'è il vuoto posso passarci. Quindi devo andare sopra, sotto, sotto, sopra, 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 sotto, sotto, tipo. Devo cercare di mantenere questo ritmo sui dischi volanti. Ok. Thank you.
scende il pugno, mi devo fare il parry. Parry, come si chiama? Ok, devo stare sopra questi dischetti. Ok, questa è quella più facile di tutti. La tigre. Ok, nella fine devo cercare di passare in mezzo ad evitare le palle. Quando c'è il toro invece bisogna cercare di evitare le aree dove c'è la fiammetta blu. Ormai torno quando ho qualche altra arma. Ok, ultimo tentativo. Sempre per il perfect, ovviamente. Ok, questo è quello più facile. Perfect, si va a farsi botte. Ed ecco come si fotte un perfect. Ok, passiamo in mezzo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora uscirà sicuramente il toro. No. Oh, finalmente. Che palle, sei slot machine. Era ora? Riprovo il perfect appena ho qualche altra arma. Qualcosa di più forte. Perché mi serve il perfect su tutti i boss. Ed ecco un altro contratto. Dovrebbe mancare soltanto il fiore. Sì, manca solo il fiore. Un attimo che apro la porta al gatto. Ok, manca soltanto il fiore. Penso di avere il tempo di farlo. A great climb and then stop. You're up. Questo è un altro boss fastidioso in difficoltà master. Non bastano soltanto su Super Mario World, devono essere anche qua i Manager, ovviamente. Questo gioco è un miscuglio di di tantissima roba. È un miscuglio di i Manager di Super Mario World, Woody Woodpecker, poi abbiamo anche Pinocchio che vola. C'è questo fiore strano che non so quale riferimento dovesse essere questo fiore gigante. This match will get red hot.
Now go! Peccato che non ci sia il multiplayer online. Sarebbe figo. C'è quello locale. Qualche volta poi magari lo proverò con Auge. Con Team Viewer, scusate. A volte non subisco nessun danno, a volte mi riempie di subito di roba. È un boss strano. Ah. Dovrebbe essere la forma finale questa. Sì, dai, come faccio a evitarne due? Me lo spiegate come faccio a evitarne due arrampicanti? È impossibile! Col fumogeno attivo è impossibile, quantomeno. Perché non riesco a vedere dove atterro. Dovrei provarlo senza il fumogeno, questo livello. Ma perché non mi ha fatto il parry? Era fucsia, doveva farmi il parry su quello fucsia. Che stronzata è? Dovrebbe farmi il parry sui proiettili fucsia, in teoria. Poi mi lagga ovviamente mentre mi butta la roba addosso, senza motivo. Un gioco 2D che lagga, solo con OBS. Le cose strane accadono sempre soltanto con OBS. Con OBS Studio almeno. Questo è un altro di quei motivi per cui odio OBS Studio. Occupa tantissime risorse inutili e fa laggare i giochi. Devo assolutamente tornare a usare OBS classico. Riesce a far laggare i giochi 2D, ce ne rendiamo conto. Del cazzo, arrampicante di non so se si può colpire mentre fa quella roba. Se si può colpire così, giusto. Perché lagga? Perché mi droppa i frame? Fastidioso. Non penso faccia parte del gioco questo. Non penso proprio faccia parte del gioco il lag. Muori già. Oh, finalmente. Visto, basta insistere, prima o poi muoiono. Prima o poi schiattano tutti sti boss. Anche questo da rifare con un'altra arma per il perfect. E sono tutti da rifare poi in difficoltà master una volta finito il gioco. Tutti. Ok, ora in teoria dovrei poter passare.
alla seconda isola. Andiamo. Welcome to die. I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land. I never play nice. I'm the devil's right hand man. The kibosh on the debtors. Cause you ain't done everything. Bring me those contracts. Come on, bring them to the king. If you haven't finished your plan, bellissima la musica comunque. No, I cannot let you pass. Don't you mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Don't mess with King Dice. Facciamo ancora altri 10 minuti così e poi stacco. La tua forza sta crescendo. E presto sarai abile a sconfiggere King Dice e il Diavolo. Anzi. Sono morto 29 volte in questo slot di salvataggio. Midway Mystery. Ok. Da questo punto in poi il gioco per me è nuovo. Ho fatto soltanto il primo mondo. April is surely brewing. It's on. Dovrebbero essere più forti le bombe. Un classico. È un classico questo delle colonne con lo shoot'em up. Come non erano, non mi lanciava tipo gioielli? Non mi ricordavo che mi lanciasse delle grazie al russo. Che lanciasse telegatti non me lo ricordavo. Sono abbastanza sicuro che la prima volta mi lanciava addosso lui. You're up. Comunque, come preferisce. Perché non riesco a raggiungere quelli fucsia? A great climb and then some. It's on.
si rompe tutto, soltanto dove è la testa. Ma non devo neanche toccare gli altri pezzi rotanti. A parte le serie. Non devo toccare gli altri pezzi di colonna. Ah, ora mi lancio a spade. Quindi cos'è? Cambia arma ogni volta che muoio nelle colonne? Vabbè, vedremo poi un'altra volta questo boss. Ok, abbiamo fatto in un'oretta tipo il primo mondo di Cuphead, poi qualche volta lo streamo ancora e lo continuiamo. Tanto non è un gioco lunghissimo, dovrebbero essere soltanto 3-4 isole, 3-4 mondi. Sì, dovrei finirlo con qualche stream. 4 ore, non lo so. Comunque, questo è Cuphead, non l'ho mai streamato prima. È un gioco bellissimo, un platform. E noi ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti.